Ciao, sono Giorgio Borghese e un saluto a tutti voi del Cantagiro. Allora, un saluto a tutti da Cristian Ventura al Cantagiro e a tutti. Ciao, grazie. Ciao dal Cantagiro, sono Emi Spada e anch'io suono al Cantagiro. Ciao a tutti dal Cantagiro, Silvia Palazzini. Ciao, sono Franci. Un saluto dalla Toscana e un saluto a tutti quelli del Cantagiro. Grazie. Ciao, sono Giorgio Borghese, ho 26 anni e vengo da Bologna. Cristian Ventura, età lunghissimi 37 anni. Milano. Mi chiamo Silvia Palazzini, vengo da Savignano sul Rubicone in provincia di Forlì Cesena. Francesca Duco, 28 anni, vengo da Prato. Ciao, sono Emi Spada, vengo da Imola. Ho vinto due mondiali perché sono dell'82, quindi ho 28 compiuti da poco. Da 2-3 giorni e stop. Allora auguri. Grazie. Allora, so che da moltissimi anni che esiste il Cantagiro e offre una bella opportunità di farsi conoscere a un pubblico più vasto, e forse c'erano degli Avanna un paio di anni fa e anche Loredana Errore. So che dal 62, ce l'ho dietro, cavoli, meglio di così. So che dal 62, dal lontano 62, ha portato alla musica italiana gente come Battisti, Morandi e compagnia bella, e quindi ha dato dei grandi cantautori alla musica. Ecco perché sono venuto al Cantagiro. È una delle tante opportunità che ultimamente si stanno offrendo a quelli che vogliono farsi sentire. È un concorso che va avanti da molti anni. C'è stato il mio idolo, che è Loredana Errore. Nel Cantagiro so che è un concorso che esiste da tantissimi anni. Infatti mio babbo me lo rammenta sempre, perché insomma mi dice appunto che è un concorso da cui è venuto fuori appunto Battisti, insomma tutti i cantanti, cantautori della sua generazione, che insomma lo conosco da tanto per quello, ecco. Insomma, famoso, un concorso molto famoso. Allora, sarei un cantante-attore diplomato in accademia, ma adesso venditore da Decathlon. Potevo dire la pubblicità occulta. Vendo case. Canto e poi in realtà faccio dei lavoretti, perché a cantare si guadagna poco e allora bisogna fare qualcos'altro, perché sennò si fatica. E allora per pagare i conti bisogna farne tante. Provo a fare la studentessa. Un po' ci riesco, però ci provo, dai. Insegno canto e faccio, nel mio piccolo, mi mantengo insomma con questo, faccio la cantante. Faccio serate, insomma, locali nella mia zona. Mi sogni, no, assolutamente la musica, vivere di musica, di spettacolo, e non voglio altro nella vita. I sogni. Allora, chi sogna tante volte si deve scontrare con la realtà. Bisogna cercare di fondere queste due cose che sono molto spesso contrastanti fra loro. E l'obiettivo della mia vita è cercare di fondere queste due cose, perché io dentro, anche se fuori sono agente immobiliare, dentro sono un cantante e un cantautore. I sogni son desideri che dan felicità. Sogno il canto, fare la cantante, poi mi piace molto la musica, comunque qualcosa che c'entra con la musica, e fare il sub nell'oceano, sognare il cassetto. I miei sogni è fare di questo appunto una professione a tutti gli effetti, continuare a studiare e impegnarmi nella musica, perché è la cosa che adoro di più al mondo, è la mia passione, e quindi riuscire insomma a vivere di questo, ecco, a farne oltre che un hobby, una passione, anche un lavoro. Penso sia l'aspirazione di tutti, però insomma.
parla di amore, di un uomo innamorato che dice alla sua donna che la seguirà ovunque nel mondo. Basta che chieda e lui ci sarà. Allora, la mia canzone si intitola Istinti Primordiali e... Di cosa parla? Di cosa parla? Lascio giudicare chi l'ascolta. Posso dare forse qualche input? In maniera avverata parla di noi, dell'uomo e della donna, della storia dell'uomo e della donna, anche che proviene, diciamo, dalla notte dei tempi, con quello che ci hanno insegnati con Adamo ed Eva, con Dante Alighieri nella Divina Commedia, però un po' stravolta. Arriva fino a Baglioni perché il passerotto diventa un'altra cosa, però in realtà parla in maniera giocosa di quello che è la nostra vita, non so, ovviamente, che non è solo quello, ma è anche quello che è il sesso. Spero di non essere volgare in questa cosa, ma non credo, perché ne parla in maniera molto anche ironica, ma non troppo esplicita. Si chiama Come neve al sole e parla di un amore che è finito, appunto, che si sta sciogliendo come una neve al sole. Ti odierei e parla d'amore, di un amore un po' vissuto, rivissuto, poi lasciato, poi ripreso. L'amore, insomma, quello che ti fa star male, però quello che comunque ti rende anche vivo. La cover si chiama Corte di Cristina Aguilera e parla di una ragazza a cui è morto il padre e ha fatto una canzone in suo onore. Dunque, il pezzo si intitola Sarebbero solo guai e parla di quello che succede quando si esce la sera. La sera si va nei pub, si incontrano tante belle ragazze, si fa qualche bevuta, si fa qualche incontro, poi succede che magari non la vedi più e dopo sei rovinato, però ce ne sono delle altre.